Non ha senso oggi fare la TAVE, non ce l'aveva neanche ieri. Anche se oggi la TAVA è stata ridimensionata perché dal progetto originale di 23 miliardi si è passati a quello di adesso che comprende la sola ferrovia tra Italia e la sola solo tunnel tra Italia e Francia di 8 miliardi e mezzo, di cui l'Italia pagherà probabilmente 3 miliardi e mezzo o 4 e mezzo. Le previsioni in passato dicevano che il traffico merci sarebbe aumentato esponenzialmente, in realtà si è dimezzato, nel, nel, 10 anni fa era 10 milioni di tonnellate, adesso è 4 milioni. Quindi, questa domanda semplicemente cioè non c'è, la trave è enormemente sovradimensionata, quella attuale basta e avanza. Per i passeggeri eh, il, il, il traffico passeggeri è minimo e in ogni caso si risparmia un'ora con il nuovo progetto. In più si parla anche del risparmio in termini di eh, inquinamento, ma eh, ci si dimentica che l'inquinamento eh, del eh, cantiere. Eh, dovuto alla costruzione della TAV sarà enorme e anche eh, ignorando questo i conti che sono stati fatti che diminuirà eh, l'inquinamento dell'1% di, eh, in Piemonte. In Francia come in Italia è chiaro che l'unico motivo per cui adesso si va avanti a fare la TAV, ci si è intestardito in questo progetto, è politico e purtroppo più eh, i no-TAV protestano e più violentemente protestano, eh, eh, meno il governo sarà disposto a cedere a questo punto, c'è un muro contro muro, il governo non può, fare, eh, non può, non può mostrare di cedere davanti a Notav anche se io so per certo che molti politici sia piemontesi sia nazionali avendo visto i dati si sono resi conto che da un punto di vista economico la TAV non ha senso.